Ciao a tutte, oggi continuiamo a parlare di acne. Lo sapete? Lo sapete che ogni zona del volto è legata a un organo? Bene, vediamo insieme per capire perché mi scrivete spesso: Martina, ho solo questo fenomeno sulla guancia destra, oppure solo sulla fronte, o solo sul mento. Siete in tantissime, perciò vi spiego un attimo a cosa sono legate queste zone. Allora, partiamo dalla fronte. La fronte è legata prevalentemente all'apparato digerente, quindi stomaco e fegato in modo particolare. Invece la zona fra le sopracciglia è legata al fegato, quindi c'è una forte congestione del fegato e alla vescica biliare. Il naso al nostro sistema cardiocircolatorio, invece le guance o comunque gli zigomi, la destra ai polmoni, la sinistra al fegato. Tutta la zona intorno alla bocca è legata più all'intestino, mentre il mento è legato al sistema, all'apparato riproduttivo. Ed infine, quando si estendono in tutta questa parte, è legata un po' più al cortisolo e quindi allo stress. Ora che abbiamo visto le zone, è ovvio che voi potete aiutare il vostro anestetismo, oltre che con il kit di normalizzazione fisiologica specifico per pelli grasse e impure, adottando qualche strategia che dall'interno possa supportare la vostra pelle. Mi spiego meglio. Ad esempio, la fronte abbiamo detto che è legata all'apparato digerente, perciò di sicuro aiutare con un integratore che possa migliorare la vostra capacità digestiva, sia dello stomaco che del fegato, vi aiuterà senza dubbio. Stessa cosa, questa zona, quindi fegato e vescica biliare, ad esempio, potete aiutarvi con compresse o comunque con estratto alcolico di cardo mariano, specifico e assolutamente indicato per il fegato, però esistono anche tanti altri preparati, casomai sinergie di piante. Potete consultare il vostro erborista o se siete in contatto con qualche fitoterapista. I polmoni andate subito a fare gli esercizi che vi ho fatto vedere per la vita sottile perché, come vi ho spiegato, migliorano non solo il vostro punto vita, ma anche tutto il vostro apparato, diciamo, polmonare, quindi tutta la vostra respirazione e l'ossigenazione della vostra pelle. Lo zigomo sinistro, la guancia sinistra, è legata al fegato, quindi soprattutto quando avete sia la guancia sinistra che la fronte oppure questa zona, ecco, dovete porre particolare attenzione al fegato. Il mento, l'apparato riproduttivo, lì valutate e fate degli approfondimenti poi di tipo ormonale con il vostro ginecologo. Per quanto riguarda l'intestino, mi raccomando di mantenere ben equilibrata la vostra funzione intestinale. Se siete stitiche o avete spesso problemi di gonfiore, anche lì gli esercizi che vi ho fatto vedere per il diaframma possono assolutamente esservi d'aiuto. Per lo stress, oltre al diaframma, anche quello. L'altro video che ho fatto per liberare le energie e scaricare un po' le tensioni, o comunque cercate sul web qualche video che possa darvi due dritte su come allentare un po' questa tensione, che in questo periodo, ecco, non è facilissimo non avere qualche preoccupazione, ecco. Un'altra cosa, queste zone possono però essere legate ad altri tipi di fenomeno. Ad esempio, se io porto spesso la frangia, è quasi normale che io abbia delle impurità sotto pelle qui. Oppure se mi tiro i peletti in questa zona e li spezzo, quindi non li tolgo per bene, posso avere una follicolite qui. Stessa cosa se mi faccio il baffetto e lo faccio in modo non corretto, è ovvio che possa avere degli sfoghi, delle impurità, quindi valutate sempre anche la condizione reale della pelle. Un'altra cosa importante, farò presto degli esercizi che possono in qualche modo aiutare le nostre zone specifiche, quindi degli esercizi che possono aiutarmi per tutta la parte cardiocircolatoria e respiratoria, degli esercizi che possono migliorare il mio apparato digerente e degli esercizi che possono migliorare la mia sfera dell'eliminazione, quindi più l'intestino e la vescica. Spero di esservi stata utile, se lo sono stata condividete il video. Mando un abbraccio a grandi e piccine. Ciao!
Ciao, alla prossima.